Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giancarlo Riani, sono CEO di Distauf in Italia e ho il piacere di darvi benvenuti a questo webinar odierno che sarà dedicato al tema di modularizzazione e standardizzazione. Allora, prima di cominciare volevo fare una brevissima introduzione di Staufen per farvi sapere chi è Staufen per chi già non la conoscesse. È una società di consulenza di origine tedesca, sede a Stoccarda, che è attiva dal 1994 ed è presente in molte parti del mondo, in Europa, in Germania, Svizzera, in Italia e con una sede anche nell'est Europa, in Cina e poi una presenza significativa anche nelle Americhe con Brasile, Messico e la recente sede aperta negli Stati Uniti. Ci ispiriamo, diciamo, a tre valori principali, da cui lo slogan Value alla terza, ed è cioè quello di lavorare sia sull'eccellenza dei processi, che è un po' la nostra matrice storica come Lean Thinker, come società di consulenza orientata al Lean Thinking, e quindi si supporta le aziende a migliorare l'eccellenza nei processi operativi, ma di recente anche l'eccellenza della leadership, perché il Lean non è solo un insieme di strumenti, ma è proprio un modo di ragionare, non a caso si parla di Lean Thinking, e quindi anche lavorare sui processi di leadership, i comportamenti delle persone, gli approcci e le mentalità sono molto importanti per arrivare alla terza V, che è l'eccellenza dei risultati, che ci auspichiamo sia quello che i nostri clienti possono ottenere. Questo rappresenta un po' la nostra filosofia di base, appunto lavorare sui processi, quindi l'Agile, il Kanban, il project management, l'organizzazione di fabbrica, ma anche sulle persone, come dicevo prima, sui loro comportamenti e atteggiamenti. Abbiamo una clientela molto variegata, va da multinazionale come ABB, a realtà molto famose, pure multinazionali come Lavazza e Bulgari, ad altre realtà che sono di prestigio nel loro settore, anche se magari meno famose e più, come possono essere De Nora e Endress Hauser. De Nora è una realtà italiana, e poi anche aziende di piccole dimensioni, se vogliamo, confrontate con i colossi, come Autec, un'altra eccellenza del nord-est italiano. L'ultima notazione che ci rende abbastanza orgogliosi è che Forbes ci ha dato questo premio come tra le migliori società di consulenza al mondo nel 2022, e quindi siamo contenti di far vedere questo riconoscimento. Bene, questa è la brevissima presentazione di Staufen, e entrando invece nel merito del nostro webinar Happy Hour di un'oretta, allora il titolo, come sapete, è Le varianti di prodotto possono incidere i profitti? Punto di domanda. E ci sono altri tre punti di domanda o tre blocchi di punti di domanda ai quali cercheremo di dare risposta, partendo dal presupposto che la personalizzazione del servizio al cliente è indubbiamente un fattore competitivo imprescindibile, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane. La domanda è: ma ci è chiaro che costi genera l'aumentata complessità legata al proliferare delle varianti? C'è chiaro che possiamo magari garantire lo stesso livello di valore al cliente con un minor livello di complessità? Infine, se siamo d'accordo su questo, vogliamo cercare di raggiungere questo obiettivo, che passi dobbiamo seguire? Quali sono i rischi, i punti critici da presidiare? Chiaro che in un'oretta, ora 55 minuti, non potremo dare risposte esaustive a tutte queste domande, ma speriamo di cominciare a fare un po' di chiarezza e speriamo che possiate portare a casa qualcosa di interessante alla fine di questo incontro, durante il quale avremo la presentazione da parte di Achim Oberhacker, nostro collega tedesco, che farà l'intervento in inglese. E poi invece avremo due personaggi italiani, Michele Darrì di Pama e Alessandro Piscopo di Bonfiglioli. Quindi, dopo questa mia breve introduzione, passerei subito la parola a Achim Oberhacker, pregandolo, faccio un attimo uno switch sull'inglese,
Achim, it's your turn. Please introduce yourself just a bit if you want, and then please have your speech. Thank you. All right. Thank you, Giancarlo. And good afternoon, ladies and gentlemen. Let me just briefly introduce myself. Again, my name is Achim Oberacker. After having worked for around 15 years in production and development in the electronics industry, I joined Staufen almost 10 years ago and am now a consulting partner responsible for lean development and engineering, covering all topics around strategy, deployment and innovation, processes, organizations and leadership in development and engineering, project and engineering change management, and last but not least, product design, of which variant and complexity management is an integral and vital part. As I'm working in and joining this webinar from Germany, as Giancarlo already said, I will be doing my best to hold my speech in English, hoping it will be understandable for all of you. So what is variant and complexity management all about? It's about managing this almost endless variance required by your markets and customers with as little as possible effort and associated costs within your company. And it's about the change from sitting in the passenger seat, waiting for the customer ideas to come in, to moving to the driver's seat and control what you are able and willing to offer to your customers. Now, what you usually do, next slide, please, Giancarlo, is at the beginning of doing new products, or even if a change comes in, you will do a business case, some sort of. You take the numbers from sales, multiply them by an estimated price, and then you deduct from that the contributions from all the different departments, the costs associated with it. So there will be some investments in terms of project costs, prototyping costs, tooling costs. There will be some, sure, material costs that you will have to calculate, some production costs associated, some overhead costs you will have to consider. And after having done all those deductions, you will come up with an estimated profit that you may consider adequate for your customer, for your market, for you as a company. Now, what happens over time, next slide, please, is that your customers will ask for an additional feature here, a little change or tweak there. And so the sales numbers usually divide into ever smaller sales numbers of a growing number of variants. And with all the concessions made for each variant, the individual variant contributions will increase. Maybe just slightly, but they will increase. So you will add something to the development cost, add a little bit on the supply chain material cost, on the production, assembly cost, overhead cost will increase. And that finally may end up in a negative outcome. So this may kill your business case. And as all these contributions are done in different disciplines like development, purchasing, production, we strongly believe, next slide please, Giancarlo, that looking at variant and complexity management needs to be done in an interdisciplinary fashion. So there needs to be an interdisciplinary fashion across your company, interdisciplinary understanding within your company, and all solutions you will come up with, all decisions you will make need to be mutually agreed upon within those disciplines. And this is why we came up with that seven segment wheel or flower or whatever you want to call it, this colorful painting here. We start with the yellow one, like at 10 o'clock, the portfolio optimization. Last slide. Yeah, thank you. So it just shows that you can do work on your portfolio. We will look at that in just a minute, a little bit more detailed. We certainly have to look at the product, that's the blue segment, but we will also look at the value chain from both aspects. One is the value chain needs to be optimized for the existing products, but with new variants coming in, we also need to look at the products, how we can optimize them for the existing value chain. This all will add to additional costs, and we need to consider both.
And to be able to come up with good decisions, we need to have a, we think, pragmatic evaluation system. So with a little effort in collecting the right numbers, we need to see whether a variant is a good one or a bad one, you know, to come to good decisions. And the lower hemisphere of this circle here is basically the foundation of everything. So there will be some configuration knowledge across your company in different places. We need to collect that and also think about who's doing configuration in the company, when in the process. Talking about the process, we need to also look at the process. Is it set up correctly? Do we have the right gates and milestones in place to decide for or against variants? Do we have the steering committees? Do we have the roles and responsibilities in the organization doing those decisions? And then last but not least, data and systems. Where is the data sitting? What systems are we using? Is it easy to get the right numbers out of the system to also get the data into the evaluation system? Now, looking a little bit more detailed, what are the approaches to develop improvement scenarios? Next slide, please, Giancarlo. Also the same color scheme on the left-hand side, the yellow are on the portfolio optimization. So usually the quick win that you will look at is, are there any exotics in your portfolio that you may phase out? So that's probably the easiest way to get rid of variants, but don't just do it. Check whether it's feasible or not. And this has to be done always in conjunction with sales, with your market people. The other way is to look, do we also have to offer all the possible combinations that are there? Or can we package or bundle our products in a intelligent way to come up with lower numbers of variants? This is on the portfolio end. Now, the bluish ones in the center and right upper corner relate to the product. So there's standardization means on product, on components that you could do on the product design in terms of, does it have to be monolithic, or can we have modules that we can play with? And also in dimensioning, like those bottles that you see there with the liquid in, do we have to have individual proprietary sizes of bottles, or can we have just one standard size with different fill levels of liquids? There are almost endless possibilities. We need to evaluate them and see if they're feasible or not. And then last but not least, on the value chain, the green one on the right lower side, we want to make sure that the differentiation into variants will happen as late as possible in the production process. Why is that? Because we want to do some production order independent as far as possible and then just wait for the variant order to come in and then finalize with a very short lead time the exact variant that the customer needs. So these are approaches that you could think of, and you need to always go interdisciplinary in deciding as of whether to go or not to go for one of those options. In order to do that, you can see here that usually on the left-hand side, you would go with a contribution margin calculation. So with each piece you sell, there will be some contribution margin coming in. Basically, exotics are the same as bestsellers. Each piece adds some contribution margin. If you look at the real costs, so to speak, we call that earnings contribution, considering the one-off costs at the beginning, the NRE or initial costs or whatever you want to call it, then the picture gets a little bit different. And then there really is a difference between the exotics, where you probably have only a small number of sales, versus the bestsellers, the high numbers of sales that you have. So there are good variants separated from bad variants. And this is a good evaluation system will give you this decision basis as shown on the right-hand side in this slide.
Now, if we do that evaluation and do the right things in variant and complexity management, it's possible to really enhance your figures. And these are just some examples. They're not from one project. These are all maximum numbers, probably not all coming together, but there is potential to really significantly reduce the lead time through engineering, but also in production. The validation efforts will go down, engineering efforts will be reduced, material costs are optimized, and also production time will be lower. If you're looking at the right portfolio with the right product design in the right value chain, with the right evaluation system to come up with the right decisions. How do we do that usually? Next slide, please, Giancarlo. It's usually a project setup where we have an analysis phase, a short preparation phase, then we do an analysis of the existing portfolio, go into a target scenario and come up with a roadmap that will be followed by a lighthouse implementation phase. So we pick up one particular component or module or product or portfolio, whatever the right cut might be, and work on that, get the enhancements done, do standardization, do modularization, whatever is possible, also do some portfolio optimization, and then show that is a good case, get the first benefits from it, so the first return of the efforts that you have been doing. And then in the sustainability phase, which is taking a little longer, here we say 1 to 2 years, which is pretty common, we go into a rollout, roll it out to the entire company, across business units, whatever is necessary to make it part of your company DNA to do good decisions for new variants and check the complexity costs within your company. So this is usually a common setup. And it's also important to see that it's not a one-off project. It's not just a one-week effort. So it really takes quite some time as you're going very deep into the details of your products and portfolios. If you look at the next slide, there are some examples, and you see the very same icons here from that seven-segment wheel. We see in the following, we see two very prominent examples. We also have different examples on different products, very different products, different markets, different branches. And it's not always necessary to go in all the depth in all the seven segments. Here we did everything, but on the right-hand side with the WashTec example, for example, we didn't do any portfolio optimizations. We didn't also go into the value chain optimization. So it was exclusively a product optimization project with all the bases underneath and having a good evaluation system. So there's different combinations possible with that seven segment wheel. But usually, if you want to have the full benefits, it makes sense to look at all the seven segments. And that should be it from the introduction part. And I'm looking forward to the examples that we will see in a minute. Thank you so much, and back to Giancarlo. Adesso, dopo appunto aver ringraziato Achim, visto questa introduzione, passerei la parola a Michele Darri di Pama. Non prima, però, di avervi detto una cosa di cui mi sono dimenticato prima, purtroppo, che se volete sottoporre le domande, potete farlo subito, poi queste verranno poste nella sessione che abbiamo previsto al termine appunto di domande e risposte. Bene, fatta questa puntualizzazione di natura organizzativa, passerei appunto la parola a Michele Darri, pregando magari di fare una sua breve introduzione, presentazione di se stesso, poi di Pama, poi del progetto. Grazie. Buonasera a tutti. Come Giancarlo vi ha anticipato, il mio nome è Michele Darri. Io lavoro in Pama da 18 anni e sono oggi direttore sviluppo prodotti. La nostra azienda è un'azienda fondata nel 1926, quindi di lunghissima data, nella produzione di macchine utensili. La nostra scommessa è stata quella di riuscire a introdurre il concetto di modularità in una produzione essenzialmente fatta
su commessa. Noi produciamo circa 50 impianti all'anno con un valore medio di 2 milioni di euro. Considerato che solo sui nostri cataloghi possiamo offrire qualche decina di migliaia di varianti verso i clienti e che poi siamo aperti alle customizzazioni, per noi la modularità è stata una scommessa particolarmente impegnativa. Abbiamo diversi prodotti, diverse famiglie di prodotto, sono alesatrici, fresatrici a montante mobile piuttosto che verticali, che sono poi corredate da accessori di diverso tipo e tavole di fresatura, tornitura. Vediamo la prossima slide. Per chi non è del mestiere, potete cercare di individuare l'operatore che si trova sulla macchina, per esempio sulla prima o sulla seconda immagine all'interno di una cabina. Quindi sono macchine anche di una certa dimensione, non soltanto, diciamo, impegnative dal punto di vista tecnico e meccanico, ma anche dal punto di vista proprio dimensionale e del numero di componenti di cui sono composte. Fondamentalmente, il nostro modello di sviluppo prodotti in passato era basato sulla creazione di un catalogo che identificasse dei modelli di base, per poi di fatto finire o definire lo sviluppo di ciascuna macchina al momento della vendita specifica presso un cliente. Considerate che noi abbiamo un tempo di consegna che può variare dagli 8 ai 14 mesi in funzione del periodo e della tipologia di macchina. Quello che abbiamo dovuto affrontare però negli anni passati, vediamo la prossima slide, sono stati dei cambiamenti sia esterni che interni. In realtà il nostro mercato principale è sempre stato quello della generazione di energia, quindi abbiamo sempre avuto come clienti i grossi produttori di turbine, che di fatto hanno sempre acquistato la miglior macchina sul mercato e per investimenti di lunghissimo termine. Ci siamo trovati di fronte a dei cambiamenti che conosciamo tutti, che sono stati forse epocali, e quindi di fatto per noi si è configurata una riduzione del segmento delle macchine utensili di grandi e grandissime dimensioni, e quindi uno spostamento verso macchine di taglia inferiore, dove la competizione è molto più grande. Un aumento di qualità anche dei produttori che lavoravano in altri segmenti e una richiesta di ritorno dell'investimento più veloce rispetto al passato, per cui anche una pressione sui costi sempre maggiore. La nostra azienda ha risposto cercando di allargare il proprio portafoglio prodotti. E in una decina di anni, in sostanza, è passato dal produrre 18 macchine all'anno al produrne 70. In realtà ne produciamo 50 nello stabilimento italiano più una ventina nello stabilimento cinese. Dall'avere una sede produttiva, ad averne tre, dall'avere 6 modelli di macchina ad avere 31 modelli di base di macchina, ciascuno dei quali è poi configurabile, come vi dicevo, in centinaia se non migliaia di soluzioni specifiche per il cliente. Di fatto, l'aumento del portafoglio ha portato a una riduzione della quantità di unità di macchine prodotte per tipo e quindi una riduzione del numero di componenti acquistati, una riduzione per tipologia, una riduzione dei processi ripetitivi all'interno dell'azienda, generando in sostanza un aumento della complessità, che poi si è manifestato in una crescita incontrollata del numero di pezzi, una crescita dei concetti di assemblaggio, di lavorazione, di montaggio, un altissimo numero di componenti che erano tra di loro simili ma non uguali e quindi non consentivano in nessun modo forme di economia di scala. E
tempi di consegna più lunghi, perché in realtà tante volte le macchine non erano completamente disegnate, bisognava completare la progettazione prima di poterle consegnare, e naturalmente un aumento di problemi che si manifestano sotto forma di inceppamenti del processo produttivo e realizzativo della macchina. Per rispondere a questi cambiamenti interni ed esterni, abbiamo deciso che l'unica soluzione possibile era avviare un processo di modularizzazione. Un processo che per noi è un processo molto lungo, in quanto il numero di parti e la complessità dei prodotti è tale per cui ce la caveremo probabilmente in qualcosa come 6-7 anni di lavoro. In ogni caso, abbiamo avviato quello che noi chiamiamo PMS, quindi PAMA Modular System, ovvero un modello concettuale che, come si diceva prima, in realtà non è solo legato allo sviluppo prodotto inteso come progettazione, ma anche al marketing, quindi al modo in cui il prodotto viene venduto, alla produzione e che naturalmente contiene in sé anche la supply chain e tutti i processi di post vendita. Il nostro target fondamentalmente è di costruire macchine customizzate, quindi consegnare al cliente esattamente la macchina che serve a lui per il suo processo, ma con un numero assolutamente più basso di componenti, non soltanto inteso come numero di componenti per macchina, ma proprio come numero di parti che l'intero stabilimento deve gestire per produrre diverse tipologie di macchine. Abbiamo un obiettivo di riduzione costi in tutte le aree, di riduzione del tempo di consegna e un'accelerazione del processo di vendita, avendo già a disposizione tutti i moduli nel momento in cui vendiamo la macchina, quindi che la macchina sia fondamentalmente configurabile e che non richieda nessuna fase di progettazione prima di essere messa in produzione. In sostanza, il nostro sistema è un sistema che consiste di moduli completamente indipendenti dal tipo di macchina su cui poi verranno montati, sono tutti completamente sviluppati in anticipo. Abbiamo sviluppato un sistema di interfacce che ci permette di utilizzare lo stesso modulo da più parti e ci siamo affidati a un sistema di configurazione per generare trasparenza all'interno della struttura dei nostri prodotti, in modo da sapere quali parti utilizzare. E sono stat che su quali parti sono state utilizzate e quali parti utilizzare anche per futuri sviluppi. Quindi i nostri progettisti non possono più, diciamo, generare una nuova parte senza aver prima verificato che non esista all'interno del nostro albero quella parte già di fatto disegnata e funzionante. È molto importante questo concetto perché noi dobbiamo lavorare sulla parte più bassa della struttura di prodotto. Quindi, quando noi parliamo di moduli, non parliamo di grandi moduli della macchina intercambiabili, ma parliamo di elementi della macchina. Quindi, ciascun elemento della macchina è un modulo. Non stiamo parlando di, che ne so, se facessi un paragone con un'automobile, il motore è un modulo e posso sostituire due motori uno con l'altro, ma sto parlando dei singoli elementi all'interno del motore, quindi ogni elemento è a sé un modulo a sé stante. Ora cercherò di fare un esempio il più semplice possibile per capire di che cosa parliamo quando parliamo di moduli. Allora, le nostre macchine sono macchine automatiche che si muovono lungo degli assi e che per muoversi utilizzano dei sistemi di traslazione e di comando che sono chiamate viti a sfera. In questo caso abbiamo un basamento, manca gran parte della macchina, ma era per rendere evidente di che parte stiamo parlando, che consente il movimento, la traslazione di una colonna guidata da questa vite a sfera che vediamo in azzurro sullo sfondo. Bene. Questa è una funzione che può essere considerata presente su tutte le macchine. Quindi tutte le nostre macchine hanno un asse che deve traslare, o più assi che devono traslare.
Il concetto è che non ci deve essere, se tanti sono gli assi delle macchine, non è assolutamente necessario che ci siano soluzioni diverse per diverse tipologie di assi. Si può utilizzare una soluzione unica che va bene dappertutto. Adesso molto velocemente scorreremo delle slide che vi fanno vedere qual era la situazione prima che noi lavorassimo sulla modularità e quella che è la situazione ad oggi, dopo alcuni anni di modularità. Questi sono dei supports, un esempio di quattro tipologie di supporto dei cuscinetti che sono necessari per far ruotare questo elemento. Come vedete, anche intuitivamente, per chi non conosce la meccanica, sono tutti elementi disegnati singolarmente e in maniera diversa. Eppure la funzione di quei quattro supporti è esattamente la stessa, cioè consentire a quell'asse di ruotare e di non traslare nello spazio. Ogni tipologia di macchina fondamentalmente aveva una propria tipologia di supporto, vita sfera e tutto quello che gli va dietro. Noi abbiamo cominciato a ragionare in riduzione della complessità prendendo la vita sfera e scomponendola nei suoi elementi. Quindi la vita sfera necessita di supporti e cuscinetti, è un elemento a sé stante in quanto vita sfera. E poi necessita di una sezione per essere interfacciata con un motore. Bene, ci siamo posti la domanda, ma dal punto di vista del cliente, quante sezioni di interfaccia verso i motori abbiamo bisogno? Dal punto di vista dei cuscinetti, quante tipologie di cuscinettamenti abbiamo bisogno? E la risposta alla fine è stata semplice, fondamentalmente una, perché per il cliente il diametro di interfaccia della vite con il motore è del tutto irrilevante. Quello che è importante è che la vite faccia la sua funzione. Bene, nell'analizzare la nostra quotidianità abbiamo scoperto che avevamo ben 45 diverse tipologie di cuscinettamento sulle nostre viti a sfera. Erano completamente dipendenti dal tipo di macchina, quindi non assolutamente non disegnati o progettati in maniera indipendente dalla tipologia di macchina, avevano sia un design differente che sistemi di lubrificazione differenti, sia dimensioni differenti. Lavorando sulla modularità e analizzando quali erano le necessità dal punto di vista dei nostri clienti di masse da spostare, corse da fare con i nostri assi, abbiamo visto che in realtà era possibile sostituire queste 45 soluzioni con una e vi assicuro che oggi è così. Andando avanti, vediamo analogamente la vita sfera, quindi l'elemento rotante che permette la traslazione. Avevamo 39 tipologie diverse, con 139 varianti legate alla lunghezza. Oggi siamo riusciti a portare queste 39 varianti a 5 varianti e moltiplicate poi per alcune lunghezze. In sostanza, anche qui avevamo soluzioni che erano diverse, ma non per delle reali necessità, semplicemente per un'abitudine, un'attitudine dei progettisti a ragionare non in maniera olistica, ma sostanzialmente solo per quel prodotto o quel progetto che in quel momento stavano sviluppando. Quindi concentrandosi sempre sulla minimizzazione dei costi e sull'ottimizzazione delle performance di un singolo prodotto. Questo poi è un passaggio fondamentale quando si ragiona di modularità, perché bisogna insegnare ai progettisti che ogni modulo va visto sempre nella sua interezza, il che vuol dire che se per disegnare una vita sfera singola per un'applicazione ci può volere 10-15 giorni di un progettista, per disegnare le vite a sfera di tutte le applicazioni modulari possono volerci probabilmente 4-5 mesi. Certo che una volta passati questi 4-5 mesi, tutto è completamente sviluppato. E per sempre, qualsiasi sia la macchina che viene venduta, si tratta di scegliere la vita sfera giusta, applicarla e fine della progettazione. Questo è lo stesso identico concetto, anche avevamo 29 tipi di cuscinetti diversi, adesso ne abbiamo scelto uno. Andando avanti,
vediamo che queste scelte sono sempre state guidate da approfondite analisi, quindi sono state fatte, è stato fatto per ciascun elemento, quindi per ciascun modulo base, un cockpit che ci aiuta nella decisione su quale soluzione tecnica scegliere. Quindi in questo caso si vede sulla sinistra il vecchio concetto e a destra tre possibili varianti o opzioni che sono state discusse con tutta l'azienda, quindi dai fornitori alla produzione al service, e sono stati valutati gli impatti in termini di costo per lo sviluppo, per i materiali, per il montaggio, le lavorazioni e per guasti e service. Come si vede, la decisione di quale elemento scegliere, come sceglierlo e con che modularità o granularità disegnare i componenti è sempre stato scelto sulla base di numeri che naturalmente sono complessi da calcolare, ma necessari. Poi vediamo velocemente come in realtà il risultato complessivo non debba mai prescindere dal fatto che parliamo di sistemi complessi e quindi in realtà non dobbiamo guardare solo il singolo componente. La slide che abbiamo visto prima in realtà parlava solo della vitosfera, che è la prima riga di questa slide, dove vediamo che abbiamo ottenuto una riduzione del costo del 28%. In realtà il sistema nel suo complesso ha ottenuto una riduzione di costo del 15%, perché? Perché per la scelta che abbiamo fatto, alcuni componenti come i motori e i freni in realtà sono aumentati di costo, però complessivamente il nostro sistema ha portato a una riduzione notevole sia di componenti, e lì vediamo numeri dell'ordine del meno 50, meno 90, meno 80% di parti, e anche una riduzione consistente dei costi. Attenzione, migliorando le performance del nostro prodotto, perché in realtà unificando e sviluppando moduli, che comprendono ogni possibile applicazione, abbiamo anche sviluppato modelli di calcolo molto più precisi e molto più affidabili di quelli che avevamo prima. Quindi dal punto di vista del cliente, la modularità significa avere un prodotto migliore, avere un prodotto più affidabile e avere un prodotto in tempi minori. Per noi significa ridurre la complessità, ridurre i costi e avere la possibilità di concentrare le nostre competenze nel miglioramento del prodotto e non utilizzare i progettisti per ridisegnare e modificare le stesse cose al fine di rincorrere l'ultima applicazione venduta. Tra le altre cose, nell'ultima slide che abbiamo visto, si vede come anche il numero di disegni si è ridotto notevolmente. Noi abbiamo introdotto il concetto di disegno modulare, quindi anziché avere una tavola per ogni parte, abbiamo per ogni pezzo, sì, abbiamo una tavola che magari rappresenta 20-30 pezzi, perché siccome sono tutti scalati ed hanno alcune quote parametriche, possono essere gestiti con un'unica tavola di disegno. Questa è una banalità, ma poi nel momento in cui si va a fare la gestione dei fornitori, la gestione delle modifiche, la gestione delle parti a magazzino, è un vantaggio non indifferente. Andando avanti, opla, c'è una slide di riassunto che cerca di con la quale poi concludo, nella quale cerco di far passare il concetto che in realtà la modularità non è solo una modularità del prodotto e dell'ufficio tecnico, bensì qualcosa che abbraccia molti più processi e che attiva una serie di possibilità che altrimenti sono fondamentalmente dei potenziali inutilizzati. Quindi con la modularità riusciamo a creare più trasparenza verso il cliente e quindi a offrire al cliente il prodotto giusto per la sua applicazione. Riusciamo a eliminare processi inutili all'interno dell'ufficio tecnico, quindi del
copiare, modificare e rilasciare disegni anziché ragionare sullo sviluppo e sulla qualità dei nostri modelli di calcolo. Naturalmente riduciamo enormemente la complessità per gli acquisti e per i fornitori, perché possiamo oggi io posso permettermi di passare una tavola ai nostri fornitori e dire loro: attenzione che su questa tavola c'è sono rappresentate tutte le vitasfera che PAMA utilizzerà per i prossimi 10 anni. Fai la quotazione, se ti interessa questi sono i numeri per ciascuna tipologia, puoi strutturarti la tua produzione come meglio credi, purché ci sia un vantaggio reciproco, ovviamente per noi in termini di qualità, tempi di consegna e prezzi, e per lui in termini di costo. Abbiamo dei vantaggi notevoli sull'assemblaggio, dove chiaramente il fatto di ripetere sempre la stessa operazione, pur consegnando macchine che alla fine per il cliente sono estremamente diverse, ma che nei concetti di assemblaggio sono identiche, porta a una riduzione notevole dei tempi di montaggio. Parliamo di sempre di minimo 20, se non di più, per cento. E naturalmente abbiamo un effetto positivo anche nel post vendita, dove vediamo che abbiamo intanto una riduzione del numero di problemi presso i clienti, perché ovviamente avendo sviluppato un prodotto impiegandoci molto più tempo rispetto a prima, come vi dicevo, invece di disegnare una nuova vita in 15 giorni l'abbiamo fatto in 6 mesi, ma durante quei 6 mesi abbiamo anche approfondito e migliorato i nostri modelli. Abbiamo naturalmente molto meno magazzino, perché anziché tenere 49 tipi di viti diverse possiamo tenerne 5 e soddisfare tutti i nostri clienti, e abbiamo naturalmente una semplificazione anche degli interventi presso i clienti, perché ovviamente il nostro personale, anziché dover essere formato o non poter essere formato su tutte le soluzioni che abbiamo sul campo, adesso può essere formato su quelle poche soluzioni con cui noi alla fine realizziamo tutti i nostri prodotti. Con questo ho finito e lascio la parola a Giancarlo. Grazie Michele per l'esauriente spiegazione. Passerei rapidissimamente la parola ad Alessandro, e do anche lui per favore di fare una breve introduzione di se stesso, di Bonfiglioli, e poi di raccontarci quello che hanno fatto. Grazie Giancarlo. Ok, io mi chiamo Alessandro Piscopo, opero in ambito industriale da circa 20 anni, e ho ricoperto, maturato esperienze in ambito tra le vendite e il marketing. Lavoro per Bonfiglioli. Bonfiglioli è un'azienda del bolognese italiana. Puoi andare avanti, grazie. Vai pure avanti. È un'azienda italiana che è composta da circa 4.000, con sede in Italia, 4.000 persone. In realtà recentemente, se avete letto le news, nell'ultima settimana ha fatto diventare questa presentazione obsoleta, perché ha acquisito un'altra realtà del bolognese, quindi oggi siamo circa 4.700 persone, operiamo in 80 paesi con 24 presidi commerciali e 15 siti produttivi. Per darvi un'idea della dimensione, siamo nell'intorno di 1 miliardo e 100, che quest'anno, nel 2022 abbiamo superato, raggiungendo circa 1 miliardo e 200 milioni. Noi operiamo, se puoi andare avanti, attraverso 3 business unit. Grazie. Io appunto che oggi sono qui col mio cappello precedente, che è cambiato recentemente di direzione di product marketing della business unit che vedete lì in basso a sinistra, Discrete Manufacturing Process Industries. Con questa business unit noi operiamo nell'ambito, forniamo soluzioni sostanzialmente nell'ambito dei processi delle automazioni industriali, applicazioni e macchine che vanno dal molto pesante come il metal al molto leggero come anche le macchine per la produzione del gelato. Forniamo sostanzialmente riduttori, motori, i controlli e la piattaforma di software che li completa.
Operiamo con altre due business unit, Motion and Robotics, che ha un nome che è più autoesplicativo. Diciamo che la suddivisione è più per settori e Motion and Robotics si opera e attiva in settori in cui la necessità dei controlli è più sofisticata, si avvicina più al motion control e nello specifico anche la robotica. Mobility and Wind, ultima ma decisamente non ultima perché è anche la più grande, opera offre soluzioni nell'ambito delle macchine a movimento terra, delle macchine agricole, delle turbine eoliche e della mobilità elettrica. Se vai avanti, grazie. Noi siamo, ecco, contrariamente a chi mi ha preceduto, Michele, e a quell'azienda, noi sostanzialmente abbiamo mosso i primi passi nell'ambito di questo viaggio di riduzione della complessità l'anno scorso, collaborando con Stauffen. Noi sostanzialmente abbiamo un piano strategico ormai che gestiamo ormai da 5-6 anni, che viene aggiornato più o meno annualmente, in cui suddividiamo le iniziative in tre macro categorie: quelle abilitanti, che sono quelle organizzative e tecnologiche, quelle, diciamo, volte alla creazione di un vantaggio competitivo, e poi c'è una serie di altre iniziative che in realtà servono per finanziare tutte quelle che ho menzionato precedentemente. L'idea di iniziare e lanciare un progetto di riduzione delle varianti e della complessità è nato in ambito product marketing ed era volto, diciamo, sostanzialmente a ridurre le sacche di inefficienza, aumentare la marginalità dei prodotti, ridurre il capitale immobilizzato nel capitale circolante, in maniera tale da, diciamo, liberare fondi che poi possono essere volti al finanziamento delle iniziative di miglioramento e di creazione dei vantaggi competitivi. Noi siamo un'azienda, le tre business unit siamo divisi per business unit perché hanno una clientela molto diversa anche nella loro conformazione. Per darvi un'idea della nostra complessità, la business unit per la quale lavoro, noi abbiamo un parco clienti dell'ordine di delle decine, di qualche decina, diciamo tra 10 e 20.000 e 20.000 clienti. Muoviamo qualcosa come 50-60 mila codici di prodotti all'anno e abbiamo potenzialmente milioni di configurazioni di prodotti. Noi operiamo attraverso una gamma di prodotto configurabile e potenzialmente noi offriamo milioni di configurazioni al mercato. Questo genera un alto livello di complessità che viene percepito, se vai avanti, Giancarlo, per favore, che viene percepito in maniera diversa dalle varie funzioni. Oggi io cercherò di raccontarvi un po' il viaggio che abbiamo fatto, auspicando sostanzialmente che possa essere utile per chi di voi era nella nostra situazione l'anno scorso, ovvero una percezione di una complessità molto elevata, tra l'altro una percezione abbastanza diversa tra le varie funzioni, cioè la percezione di essere complicati, che la nostra caratteristica di complessità generasse impatti che però venivano percepiti in maniera diversa dalle varie funzioni. Ho cercato di riassumere un po' il viaggio che abbiamo fatto in due cluster, quelli che io chiamo i fattori abilitanti e poi, diciamo, i primi, che non posso che chiamarli primi risultati o deliverable del progetto. Allora, come primo punto, quella ruota probabilmente la riconoscete dell'intervento di Aki. Io ho la fortuna di avvalermi, diciamo, della collaborazione di consulenti o comunque di avere la fortuna di portare avanti vari progetti di questo tipo qui. Diciamo, c'è un momento canonico iniziale, no, che serve sia al consulente per conoscerti, ma in realtà anche per settare
diciamo uno scenario comune sul quale poi progredire nel progetto. La prospettiva di osservazione che ha descritto prima Achim è quella che abbiamo utilizzato chiaramente per osservare, per analizzare in maniera preliminare quello che era il nostro grado di complessità. Quello che è emerso subito è quello che vi ho detto, cioè tutti avevamo la percezione di una grossa complessità derivante dalla gamma di prodotti che vi ho descritto, ma ognuno aveva la percezione dei propri impatti. Quindi è stato, diciamo, un momento utile per unire un po' i pezzi del puzzle e capire come in realtà il problema della complessità fosse abbastanza generalizzato. Questo è l'unica slide, diciamo, di contenuto e di progetto che vi racconto in maniera compiuta, perché comunque è concettuale e non deve essere sanitizzata. Questo non è un vero e proprio deliverable, però è stato un momento abbastanza cruciale di svolta del progetto. La complessità può essere, o perlomeno sulla base dell'esperienza che io ho vissuto e che abbiamo vissuto con questo progetto, è un concetto abbastanza diretto, ma poi deve essere definito, deve essere perimetrato, perché alla fine è un concetto che è modulare di per sé, no? Lo puoi espandere, lo puoi ridurre in funzione di tante cose, anche in funzione di quello che sei in grado di misurare o meno. Noi abbiamo deciso quindi di osservare i costi indiretti della complessità della prospettiva del componente. Quindi, diciamo, non ho il puntatore, ma se osservate al centro, noi abbiamo definito il numero di componenti come il cost driver, esattamente quello lì, grazie, nel centro, no, destra, 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 proprio al centro della slide. Oh, number of components, grazie, lì, esatto. E diciamo che in funzione del numero di componenti, all'aumentare del numero di componenti si hanno degli effetti di complessità che possono interessare l'aspetto finanziario, banalmente il capitale circolante. Soffriamo in alcuni casi di specifici sacche di magazzino non rotante, performance, all'aumentare il numero di componenti o si aumenta infinitamente appunto lo stock, oppure si soffre in termini di performance al cliente, lead time, on time delivery, eccetera. E poi c'è un tema di visibilità, cioè noi abbiamo la percezione della marginalità del prodotto che per le aziende, le rare aziende anzi, la maggior parte delle aziende che non usano, non so, un sistema di accounting ABC, ma usano il sistema di accounting tradizionale, non intercetta. Cioè noi abbiamo la percezione di avere determinate marginalità sui nostri prodotti, quando in realtà l'assorbimento dei costi indiretti dei prodotti è molto diverso, in funzione della complessità che loro generano. Chiaramente il numero di componenti, e qui mi muovo sul lato sinistro della slide, è direttamente proporzionale alla gamma prodotto. Noi operiamo, come vi dicevo, con una gamma prodotto standard, ma anche con diciamo la customizzazione di alcuni prodotti. Quindi, in funzione del numero delle famiglie prodotti, delle varianti prodotte, del numero di codici speciali, aumentano i componenti. Lì c'è un elemento fondamentale disaggregante che è la modularità, ovvero il grado di modularità, che è sostanzialmente l'esempio che ha citato Michele prima. Il grado diciamo, c'è sicuramente una proporzionalità tra il numero di componenti e il numero di prodotti o l'ampiezza di gamma, che può essere però, diciamo, in qualche modo modulata e disintermediata dal grado di modularità della progettazione. Quindi sostanzialmente questi sono stati gli ambiti nei quali abbiamo lavorato, voluto lavorare. Ci siamo dotati di un sistema che ci desse la possibilità di apprezzare quello che era il vero costo di complessità generato dal componente, quindi la vera marginalità del prodotto. Abbiamo pensato di analizzare le gamme prodotte per capire le gamme prodotto per capire dove potessimo ridurle sostanzialmente,
Abbiamo osservato i razionali sottostanti alla generazione degli speciali, alla proliferazione degli speciali, e poi abbiamo anche pensato al tema della modularizzazione. Se vai avanti, grazie. Quindi, primo passo successivo, questo è stato, come vi dicevo, un momento quasi di condivisione, di settaggio delle aspettative, di condivisione della prospettiva dalla quale osservare il costo e la complessità. Immediatamente abbiamo iniziato a costruire il modello del costo e la complessità. Questa è la complessità che, banalizzandolo, ad ogni componente corrisponde un costo di creazione, di gestione, di manutenzione, che oltre a essere one-off è anche annuale, cioè si ripete come costo operativo delle varie funzioni. Come vi dicevo prima, ogni funzione aziendale, in questo caso, viene impattata in maniera diversa dalla generazione o dalla gestione di un codice. Abbiamo quantificato e sostanzialmente abbiamo suddiviso in cluster le tipologie di codice e l'impatto di complessità per le varie funzioni aziendali, quantificato quello che può essere il costo di complessità che abbiamo definito indiretto, a cui poi aggiungere i costi di complessità diretti, quale banalizzo l'occupazione dello spazio, magazzino, eccetera, eccetera. Ok, questi fattori abilitanti. Il deliverable è, allora, intanto l'economia del progetto. Il progetto che abbiamo svolto è un progetto pilota che è durato 4-5 mesi. Chiaramente non ci aspettavamo, non abbiamo mai pensato di risolvere tutti i problemi della nostra complessità. Quindi il primo passo è stato quello di trovare dei razionali per decidere da qui. Da quale prodotto partire. Qui sostanzialmente si è trattato di anticipare, di definire i parametri. Noi nello specifico abbiamo adottato il parametro della strategicità o no del prodotto, la marginalità, un indice di complessità iniziale, la concentrazione dei prodotti, che ci ha permesso di definire un perimetro iniziale sul quale operare. Dopodiché abbiamo proprio iniziato a lavorare sui tre ambiti che vi ho evidenziato prima. Banalmente lì vedete in piccolo una lista di idee che sono venute di modularizzazione e di riduzione delle varianti. Riduzione alla fine. È più realistico pensare alla riduzione delle varianti che alla cancellazione di intere famiglie di prodotto. E per ogni idea ci siamo dotati a questo punto di un business case che si poggiava poi sul modello di quantificazione del costo della complessità, di cui vi ho detto prima, che aggiunge quella lente in più, che a noi è servita per capire, per evidenziare, no? Il fatto che privarsi di un determinato prodotto, di una determinata vendita, di un determinato cluster di codici prodotto e codici cliente, poi in realtà non significasse paradossalmente ridurre magari la prima linea, ma aumentare, ma agire positivamente sul profitto totale. Infine, abbiamo operato sugli speciali, quindi quello è stato uno stream che ha evidenziato molto banalmente una proliferazione di speciali, e anche in questo caso, che apparentemente marginavano e che in realtà, aggiungendo i costi della complessità, risultavano essere sofferenti. Quindi abbiamo agito su alcuni processi proprio di filtraggio di quelle che sono le opportunità per gli speciali. Allora, io chiudo con 4-5 considerazioni che, come vi ho anticipato all'inizio, spero possano essere utili non a chi è un esperto di una cintura nera di progetti di riduzione della complessità, perché noi non lo siamo, perché noi abbiamo appena iniziato e perché siamo ancora lì che stiamo imparando. Ma può servire, come dicevo, a chi come noi magari è indeciso e sta pensando di procedere con un'iniziativa di questo tipo. Allora, il mio primo, come dire, la mia prima lesson learned, beh, oltre che mia, organizzativa, è che la mia posizione è che sarebbe sbagliato percepire questo come un progetto tecnico, ma è più un progetto di cambiamento.
sicuramente un progetto tecnico, ma la dimensione del progetto di cambiamento è superiore a quella tecnica. Se penso a cosa ho vissuto io e a che cosa ha descritto Michele prima di me, sono sicuro che il passare da progettare ad hoc le soluzioni ad avere dei moduli o dei moduli base come li ha definiti, non sia passato solo per, va bene, disegniamo i moduli base invece che, ma sia passato attraverso un approccio concettuale alla progettazione completamente diverso. Mi faccio, come dire, riferimento all'intervento di Michele e non ad esempi, perché noi abbiamo appena iniziato a ragionare in questo modo e la percezione che sia un progetto che debba cambiare anche la cultura e l'approccio a questo tipo di visioni. Abbastanza scontato ma imprescindibile, noi abbiamo dei cosiddetti core project, sono i progetti che hanno visibilità massima all'interno dell'azienda, sono pochi tra i mille che ci sono, hanno visibilità al presidente, al CEO, che sono operativi nell'azienda e questo è fondamentale perché se ci pensate, progetti come la riduzione della complessità sono, io le definisco un po' meno sexy di quelli che poi io in ambito sviluppo prodotto, il meglio che posso fare è aumentare la gamma, lanciare nuovi prodotti, aggiungere features, quindi queste attività sono percepite come molto più sexy della riduzione della complessità. È fondamentale che ci sia una grossa attenzione perché tutte le funzioni poi devono allocare risorse e tempo a attività che sono, come dicevo, un po' meno scontate di altre. Questo non è un consiglio, questo non posso darlo come consiglio, è più uno scenario che secondo me è ideale. Come vi dicevo io, quando ho sponsorizzato e lanciato questo progetto, avevo il cappello del product marketing. Da noi il product marketing è una funzione più vicina al business che al lato produttivo o tecnico. Secondo me lo scenario ideale per un progetto di questo tipo qui è quello in cui la R&D è promotrice dell'iniziativa. Noi fortunatamente lavoriamo a stretto contatto sia con la R&D che con le sales, quindi è ovvio che qualsiasi attività di riduzione del portafoglio, più che di riduzione del portafoglio, perché la modularità anzi è trasparente alle vendite, però qualsiasi attività di riduzione delle varianti, e di filtraggio, ecco, mettiamolo così, deve essere sicuramente concordata con le vendite, ma lì a fronte di numeri e di marginalità non ci vedo grosse problematiche, in più è anche abbastanza immediata. Tutto altro discorso è quella fascia intermedia che vi facevo vedere prima, che è la modularizzazione, che è poi l'esperienza che abbiamo sentito anche prima di Michele, che richiede anni. Cioè, per quanto il concetto possa essere sposato, c'è poco da fare, richiede riprogettazione e quindi investimento e quindi concentrazione di risorse in queste attività piuttosto che altre. E noi in questo senso abbiamo iniziato il percorso. Ecco, lo scenario ideale per me è che la sponsorship e la promozione del progetto venga proprio da un'esigenza di R&D e che anzi R&D, adesso noi la chiamiamo R&D, poi è progettazione o come dir si voglia, sfidi le altre funzioni interne in questo percorso, nella necessità di alcune varianti o via discorrendo. Find your metrics, non mi dilungo oltre, è abbastanza ovvio, ne ho già parlato. Diciamo che l'aspetto più potente, diciamo lo strumento più potente per riuscire a portare avanti questo tipo di attività è dimostrare la disefficienza economica o l'efficienza economica nell'adottare soluzioni modulari piuttosto che di privarsi di gamme di prodotto. E gli ultimi due punti sono un po' correlati. Risorse dedicate, tipicamente e quando ci sono, cioè a prescindere dalla presenza dei consulenti, però nel momento in cui ci sono iniziative ufficiali, le risorse sono allocate, sono ufficiali, sono
sono ufficializzate e fanno parte di quelle iniziative che in un anno vengono protette. È chiaro che, appunto, risorse dedicate, il fatto che questo non sia un 100 metri, ma sia una maratona, necessitano una metabolizzazione, una maturazione, della consapevolezza che questo è un processo che richiede tempo, che produce risultati, che risultati sono annegati nel profit and loss, ma si vedono dal punto di vista economico, e che quindi è necessario mantenere il processo di, come dire, virtuoso di miglioramento e di riduzione di complessità deve essere continuo e costante, perché è molto veloce tornare indietro. Quindi la presenza all'interno dell'organizzazione, comunque si sia organizzati, di persone o persona che abbia un'accountability rispetto a questo tipo di tematiche, è fondamentale, perché senza questa sensibilità è molto semplice tornare a pensare ai phase-in di prodotto piuttosto che a tutto il resto. Direi che concludo dicendo che forse il più uno dei più importanti risultati, anche se intangibile, ma che io reputo uno dei più importanti, è che in ogni riunione, quasi ogni riunione nel quale ci sia coerente citarlo, noi oggi parliamo di complessità, cosa che non facevamo fino a un anno fa, se non in maniera molto molto approssimativa e in qualche caso anche strumentale. Oggi parliamo di complessità capendoci al 90%, non ci metto mai il 100%, al 90%, diciamo, volendo significare la stessa cosa quando ne parliamo, e abbiamo anche degli strumenti per riuscire a misurare quelle che fino a un anno fa erano un po' opinioni delle varie funzioni. Grazie Alessandro, grazie mille. Siamo Grazie andati un po' lungo i coi tempi, ma spero che i nostri partecipanti abbiano apprezzato, perché mi sono sembrati due interventi che hanno spiegato bene cosa si è fatto, vantaggi, punti critici, punti d'attenzione, quindi penso, spero che sia stato tempo ben utilizzato. Prima di concludere, siccome sono arrivate qualche domanda, volevamo almeno dare risposta a un paio, non scelte da noi secondo i nostri criteri personali, ma in ordine di arrivo della domanda stessa, no? Quindi la prima è se la soluzione fosse sovradimensionata su alcune linee di prodotto, questa modalità non potrebbe portare a un aumento di costo del prodotto finale? Stante l'origine, immagino che la domanda sia soprattutto per Michele, non so se vuoi. Sì, volentieri, volentieri, Grazie. è un'ottima domanda. Allora, in realtà io vi ho mostrato un esempio estremo, nel senso che in effetti siamo passati da 29 varianti ad una. In realtà, quando parlo di modulo base, intendo dire la costruzione di un set di componenti modulari che quindi hanno caratteristiche funzionali, geometriche, molto sì, identiche sostanzialmente, ma che magari hanno dimensioni diverse. Quindi, se prendiamo il caso del supporto vite a sfera, effettivamente, se nel mio range di prodotto, dal punto di vista naturalmente del cliente, esiste la necessità, di avere una varietà di, taglie, noi costruiamo una serie di varietà di taglie. Un esempio che facciamo sempre è quello dei nostri mandrini. Noi non potremmo consegnare sempre il mandrino più grande che abbiamo, che effettivamente probabilmente copre quasi sempre le esigenze di quello più piccolo, ma ne abbiamo una serie di taglie, sono tutti, diciamo, identici tra di loro dal punto di vista funzionale e anche dal punto di vista dell'interfaccia, ma sono scalati. Il numero di taglie
da fare naturalmente è una scelta che dipende effettivamente da un'analisi ben fatta dei costi-benefici. Posso dirvi ad esempio che effettivamente seguendo questa logica inizialmente avevamo ipotizzato di avere qualche taglia in più di viti a sfere, più piccole in particolare. Poi ci siamo resi conto che le applicazioni reali in un anno delle taglie più piccole di quelle viti a sfera sarebbero state circa una decina. E quindi abbiamo detto, beh, per 10 viti, per 10 applicazioni non le disegniamo, passiamo direttamente al diametro superiore, perché effettivamente è un sovradimensionamento, però diciamo che i costi-benefici sono pagati dalla riduzione della complessità. Quanto tempo deve passare prima di che si possano vedere i primi risultati economici? Questo forse perché tu hai parlato di 6 anni, mentre Alessandro ha detto, beh, siamo appena partiti 6 mesi fa. Io non so se volete dare entrambi un po' la vostra visione Certo. dei ritorni. Lascio Alessandro prima. Allora, secondo me dipende molto dall'iniziativa, no? Secondo, il vantaggio che può derivare, che può venire nel nostro caso, dalla cancellazione di una variante piuttosto che di una gamma, anche se nel nostro caso non è stato, è sostanzialmente immediato. È chiaro che dopo, cioè, il vantaggio è non tengo più a magazzino quei prodotti, non manutengo più queste le tavole di disegno relative, eccetera, eccetera. Quindi sono vantaggi che devono essere, sono costi opportunità, no? Cioè, il più delle volte si liberano risorse che poi possono essere utilizzate per fare altro. Il tema della modularità dipende in realtà un po' come dicevamo prima, dal tempo che viene poi investito, dal tempo necessario e dalla complessità del prodotto in oggetto. Nel nostro caso non ci siamo ancora, cioè stiamo lavorando su alcune attività di modularizzazione, però è un ciclo di sviluppo, quindi posso pensare che il risultato della modularizzazione mediamente nel nostro caso possa prendere forma nell'anno e mezzo. Michele? Ma allora noi possiamo dire che abbiamo visto risultati sul bilancio il secondo anno di applicazione della modularità. In realtà noi abbiamo fatto una prima fase che è stata quella di applicare la modularità ad un sottosistema della macchina per dimostrare che la modularità era fattibile e abbiamo creato delle nuove interfacce di quel sottosistema, per cui abbiamo installato il sottosistema su tutte le nostre macchine. Era, diciamo, una parte relativa, no, no, non aveva un enorme impatto dal punto di vista dei costi, ma ha avuto un impatto e quindi direi che già dopo 2 anni si è cominciato a vedere un effetto. È chiaro che è un lavoro che porta i suoi frutti nel lungo termine, ma d'altro canto sappiamo tutti che è solo nel lungo termine che si riescono a ottenere risultati duraturi e stabili, insomma. Bene, allora per concludere volevo proporvi una piccola sintesi, diciamo, di lesson learned. La prima in realtà non è scritta lì, ma forse l'avete intuita dai casi che vi abbiamo portato, due aziende molto diverse come prodotti, come volumi, come numero di clienti, stanno credo a significare che questi concetti possono essere utilizzati anche in settori industriali molto diversi tra di loro. Ci ho detto, mi pare che ci siano almeno quattro concetti importanti. Quello sicuramente di dotarsi di uno strumento del calcolo dei costi e della complessità, perché questi non sono immediatamente evidenti. A me è chiaro il costo unitario del componente o del pezzo, ma non tutti i costi che si generano attorno adesso di logistica, di magazzino, di qualità, di acquisti e quant'altro. E oltre a comunque avere una visione complessiva, poi basarsi su dati e fatti, perché come è emerso da uno dei casi aziendali presentati, se non ci sono dei dati e fatti precisi su cui confrontarsi, poi si rischia di discutere a partire dai punti di vista personali e delle singole persone, appunto. Secondo, ovviamente, questo è il nocciolo, ridurre la complessità, ma voler proprio puntare sul fatto che bisogna cercare di andare verso soluzioni semplici, lean, perché questo aiuta la redditività aziendale. Chiaramente non è un progetto dell'ufficio tecnico, ma ci vuole una collaborazione interfunzionale,
dal commerciale che interagisce in modo diverso con i clienti, alla progettazione ovviamente, ma anche gli acquisti, la logistica, se troveranno a lavorare in un modo diverso, devono portare il loro contributo, non solo nel calcolare i costi della complessità, ma anche poi nel realizzare interventi. Poi noi riteniamo sia importante avere un modo di lavoro strutturato e avendo però ben presente, come credo vi sia stato detto in modo chiarissimo, che non è un impegno breve e di breve, ma che richiede un po' di impegno e va avanti nel tempo e porta risultato in un arco di tempo che non è la settimana, i 15 giorni, ma più ampio, perché è bene aver chiaro che è importante, ma che cosa si può raggiungere, in che tempi e con che sforzo. Con ciò chiuderei, vi ringrazio molto dell'attenzione, spero che sia stato utile, che già da domani ci sia qualcosa di diverso nelle vostre aziende a fronte di quello che avete sentito oggi. Grazie mille ad Alessandro, a Michele e vielen Dank ad Achim. E arrivederci a tutti, buona serata.